Caio Lattanzi, pilota della 116, numero 116 Suzuki Swift, partecipato al trofeo Scarfiotti a Sarnano, la famosa cronoscalata Sarnano-Sassoletto per la prima volta. Le prime impressioni? È stata una gara molto soddisfacente dall'inizio alla fine. Mi sono divertito, sono tutti grandi persone brave, accoglienti, a Sarnano, Sassoletto. Diciamo l'esperienza della macchina e della guida, da quando ero piccolo che questa soddisfazione pensavo di averla, quindi l'ho avuta e tutto a posto. Future gare? Future gare adesso si vedrà, non è facile dire già dal momento in cui finisce la corsa di fare altre gare, comunque vediamo. 50 anni, non continuativi, ma qualcosa significa 50 anni di Sarnano Sassoletto? Purtroppo per la mia età c'ero anche 50 anni fa, come tu sai e come sapete. È una gara particolare, molto difficile, impegnativa sia come organizzazione sia per i ragazzi che corrono, per i piloti. Non li dimostriamo, speriamo di andare avanti, è sempre più difficile. Io, come dire, faccio gli scongiuri per essere ottimista per il futuro. Dici due parole sul tracciato, come ti ci trovi? No, ripeto, è una delle gare, non è che lo dico tanto per, è una delle gare, a parte che ho debuttato qua, forse uno dei primi debutti, è una delle gare più belle, più tecniche, guidate che c'è in Italia. Poi ovviamente, come tutte le gare in salita, cioè, sono gusti, però sfido chiunque che gli piace correre in macchina a dire che Sarnano non è tra i migliori. Bene, raccontaci come sei organizzato, come team, chi ti ha dato una mano? Ma sì, in primis grazie come sempre a mio padre, a tutta la mia squadra, ai ragazzi, a Simone, che è il mio meccanico. Un ringraziamento va alla mia scuderia, alla Speed Motor, che sono anni che mi sostiene e crede in me. E poi niente, a tutti i vari sponsor, a Moriello che quest'anno, come l'anno scorso, stiamo cercando di risolvere questi problemi che ci abbiamo. E ecco, da domani testa bassa e continuiamo a lavorare. Quindi punti a far bene nell'italiano. Sì, perché ecco, già l'anno scorso veniamo da una stagione tribolata e nonostante tutto che avevamo dei grossi problemi abbiamo fatto delle gare importanti. Quest'anno che abbiamo fatto dei passi in avanti a livello tecnico, di motore e di altre cose, e puntiamo a fare bene, insomma, ovviamente bisogna risolvere questi problemi che abbiamo avuto qua oggi. Grazie e buona stagione. Grazie a voi. E avere questa gara proprio a casa, che valorizza anche proprio visivamente, turisticamente, sportivamente tutto il territorio, per voi è un orgoglio? Certo, è un valore avere una gara di casa, ecco per questo abbiamo un bel gruppo di casa, perché ecco, si sente più l'aria del motorsport nella zona. E niente, che dire, speriamo di andare avanti così nelle prossime gare di campionato e da rivederci più spesso. Andrea Canzonetta, professore all'Istituto Professionale di Sarnano, ma in questa veste anche di pilota, ha gareggiato al trofeo Scarfiotti. È anche una collaborazione fra il club di Sarnano e l'Istituto. Sì, è una bellissima collaborazione che è nata qualche anno fa, diciamo così, per scommessa, per gioco e per voglia e entusiasmo dei ragazzi di unire la passione per i motori dei nostri giovani dell'istituto, della sezione meccanica e questa grandissima realtà della corsa Sarnano-Sassoletto, che ricordiamo essere una importantissima tappa del campionato di velocità montagna. Quindi è stato con grande entusiasmo che abbiamo cominciato a preparare, con l'aiuto della professionalità del club, della scuderia Sarnano Corse, una macchina per poter gareggiare appunto a questa manifestazione, e così abbiamo fatto e siamo riusciti e stiamo portando avanti questo miracolo, perché è un progetto che è molto faticoso però molto entusiasmante e promettente per i nostri ragazzi. Che si prova a fare una gara su un percorso che di solito si fa per andare in gita su Sassoletto? È veramente emozionante e preoccupante allo stesso tempo, perché non c'è l'esperienza da parte mia come pilota, in quanto sono improvvisato, amante dei motori assolutamente, però non ho mai avuto esperienza di pilotaggio, quindi mi sono fatto un po' le ossa sopra questa Alfa Romeo che abbiamo preparato, e quindi c'è stato appunto anche da parte mia questa novità che appunto non immaginavo poter affrontare, insomma, come insegnante di un istituto professionale di meccanica, ecco.